Allora, noi viviamo in una società che l'egoismo del capitale opprime l'essere umano. Io credo, a voi, io sono già pensionato, sono già qualche, io credo voi giovani su queste considerazioni, su queste valutazioni dovete fare i conti, ma molto bene. L'altra cosa che io devo dire, la meritocrazia e la professionalità sono due cose ben distinte. Ricordatevelo che la meritocrazia ha portato in crisi qualsiasi Stato, qualsiasi. Invece la professionalità vuol dire creare l'essere umano, far partecipare l'essere umano e rinnovarsi, perché nella società attualmente che noi viviamo, l'università e vi dicevo, non dà quei, la politica non dà quei mezzi utili per creare un essere umano autosufficiente. Perché dico questo? Perché l'università ha il suo corso, dopo l'università ci sono altri settori che si chiamano istituti professionali. È da lì che viene fuori l'essere umano, che si crea l'essere umano e sa rispettare. E si sa rispettare. La professionalità si sa rispettare, ma la meritocrazia non si sa rispettare. Perché la meritocrazia serve solo per avere un diploma. Sono cose non indifferenti. L'altra cosa che io dico, gli avvocati che abbiamo in Italia, andiamo a guardare dove viene il male della mafia, chi lo crea il male della mafia, chi lo crea? L'egoismo dell'essere umano. Non lo crea Tizio Caio, però la creiamo noi. Allora, per superare questo dilemma, perché gli avvocati hanno due facce, ricordate, non hanno come, ne hanno due, ne hanno due facce, ricordate. Allora, a un certo momento io dico, per queste cose, non c'è più che bisogno di fare che cosa. Hai una licenza pubblica, la rispetti, se non la rispetti, te la ritiro, non ti faccio delle multe, te la ritiro. E nel campo nazionale tu non puoi più fare nessuna licenza. Non abbiamo creato di creare degli organi per dei vigili di questo là per perseguirti. No, questa è una cosa sopra con niente. E l'altra cosa che io dico nelle leggi italiane, dobbiamo portare chi informa l'ordine preposto per chi non fa la parte del suo dovere, non deve essere mai portato davanti un giudice. Grazie. Bene.